Spintor Fly, il prodotto rivoluzionario per il controllo della mosca dell'olivo e della frutta. Le mosche dell'olivo e le mosche della frutta sono raggruppate in 500 specie e sono ampiamente diffuse. La maggior parte di loro vive allo stato larvale e si nutre della polpa dei frutti maturi e di diverse specie vegetali. Sono da considerarsi tra le specie più dannose nel bacino del Mediterraneo e spesso sono il problema principale nelle coltivazioni di oliveti e frutteti. Il principio attivo di Spintor Fly è spinosad, una sostanza attiva ottenuta durante il processo di fermentazione innescato da un batterio naturale presente in alcuni terreni. L'insetticida viene miscelato ad una serie di ingredienti che rendono il prodotto attrattivo nei confronti del parassita, che, raggiunta la zona trattata, inizia ad alimentarsi ad libitum. Spintor Fly richiede un'attenta preparazione del prodotto per una applicazione diversa dalla tradizionale, facendo assumere alla sostanza la funzione di stazione attrattiva. La soluzione necessaria per trattare un ettaro di terreno è di un litro di Spintor Fly sciolto in 4 litri di acqua, distribuendola sul 50% delle piante. Procederemo nel seguente sistema. Prima dell'applicazione si raccomanda di premiscelare la soluzione in un contenitore, al fine di ottenere una sospensione uniforme. Individuare il numero di piante presenti in un ettaro di superficie. Nel caso di un campo con sesto di impianto 5x5, ci saranno 400 piante. La soluzione di 5 litri sarà distribuita a piante alternate o file alterne solamente sul 50% delle piante, pertanto su 200 piante. In questo sistema otterremo che ogni pianta necessita di 25 ml di soluzione. Fondamentale è la preparazione del sistema utilizzato per applicare il prodotto. Nel caso di una pompa a spalla, regolare l'ugello in modo da ottenere uno spruzzo unico ed omogeneo che crea una chiazza di 30-40 cm di diametro, evitando di nebulizzare il prodotto. Una volta regolato lo spruzzo, è importante determinare la quantità di prodotto che fuoriesce mediante la taratura della pompa. Ad esempio, spruzzando all'interno di un cilindro graduato per un minuto, si ottengono 250 ml di soluzione. Da qui si otterrà che ogni pianta necessita di 2 spruzzate di 3 secondi di soluzione. In superfici più estese, dove si utilizzano pompe portate da una trattrice, la soluzione sarà applicata formando una fascia di circa 15-30 cm di larghezza con un getto unico. Si raccomanda di non nebulizzare il prodotto. Il sistema di applicazione del prodotto può essere effettuato in 2 modalità, alternando l'applicazione della soluzione, una pianta sì, una pianta no, oppure applicando la soluzione, un filare sì, un filare no. Non trattare direttamente i frutti. Il getto deve essere indirizzato verso le zone della chioma con minor presenza di frutti. I trattamenti devono essere eseguiti ogni 8-12 giorni, ma si consiglia di non superare l'intervallo di 8 giorni nei momenti di massima infestazione. In caso di pioggia, ripetere il trattamento a vegetazione asciutta. Una volta preparata la soluzione, è opportuno eseguire il trattamento nel minor tempo possibile. Spintor Fly le mette in trappola, naturalmente.